arruffate. The Expert. Bentornati, l'ultima puntata della stagione prima delle ferie natalizie di Happy Editor, la rubrica che ci insegna a scrivere meglio per far felice il nostro editor. Qui con Andrea Viscusi di Story Doctor. Ciao Andrea! Ciao, ciao Andrea. Buonasera a tutti! Oggi ciao, ci parlerà di giornalistismo, cioè di elementi... Adesso spiegacelo. Esatto, sì, questi... sono quei termini. Intanto ci spieghi come si dice giornalistismo, come si dice? Allora, perché allora, anche Nesle sarà allora, un po' nel problema. No, io sono sicuro, bello figo. Te prendi il giornale, poi nel giornale esatto, ci sono i giornalisti che scrivono il giornale, ecco. Sono i giornalisti. Poi se te fai qualcosa che è fatto come lo fanno i giornalisti, allora è un giornalistismo. Okay. Ah, perfetto. Questo è il concetto, è... un termine diciamo che ho anche in questo caso che ho coniato io, ora sembra che lavoro alla Crusca, non è esatto no. sei una cucina meglio, di meglio di Tolkien no. sei un linguista sì. raffinato no, in realtà perché mi fa comodo quando devo segnare degli appunti magari appunto sui testi che faccio, mi fa comodo avere delle formule veloci per indicare una cosa. Scriverai il dizionario editoriale nel senso editor i neologismi viscusiani. Esatto, se ne può parlare. Benone. Però ecco, no, diciamo il concetto è qualcosa che si trova anche da altre parti, si definisce anche in altri modi. Uh-huh. Ad esempio, io ho visto che una cosa simile ne parla anche Vanni Santoni e lui le chiama banalities, facendo l'unione tra banalità e fatality, quelle di Mortal Kombat. Ovvero, io faccio, diciamo, questo si può parlare di cliché lessicali, insomma c'è tanti modi di intenderli. Quindi io faccio riferimento al giornalismo perché ci si riferisce a tutte quelle formule che si trovano tipicamente nei giornali e nei telegiornali, cioè come parlano nei giornali, ovvero tutte quelle locuzioni, tutte quelle espressioni ricorrenti, sempre uguali, sempre trite, che abbiamo sentito milioni di volte, ma soprattutto appunto in quel tipo di comunicazione, che quando le sentiamo un po' ci risuonano, no? Perché sono delle cose che ci sono, insomma, che ci ricorrono continuamente, tipo quelle espressioni, la tensione che si taglia con il coltello, per esempio, oppure, che ne so, il sangue che mi rimbomba nelle vene, o le farfalle nello stomaco, il cuore che batte all'impazzata, il cuore in gola. Una generosa porzione di lasagne, mangiò avidamente. Una generosa porzione di lasagne, ti giuro che l'ho visto in più di un libro, in più di un romanzo. Ma di tantissime cose. Lo giuro, proprio questa parola qua. Perfetto, appunto, cioè sono delle cose che sono ormai così, cioè sono delle locuzioni che sono diventate come dei blocchi unici, no? Sono quasi dei concetti separati rispetto alla combinazione delle parole e si sentono subito, cioè quando tu li leggi le noti subito perché appunto ti si ricollegano a tutte le volte che hai sentito quell'espressione là e quindi se si usano questo tipo di formule la scrittura diventa una pappa informe, omogenea, in cui ci sono questi pezzettini galleggianti di espressioni che abbiamo sentito al telegiornale, che abbiamo letto da una parte, che ci faceva scrivere la professoressa al liceo, e quindi diventa qualcosa che non ha niente di riconoscibile, niente di personale. Mm-mm. Quindi, e questa è una cosa che trovo spesso, ma nel senso, io dico come se fossi sempre al di sopra di tutto, ogni tanto me ne rendo conto che anch'io mi vengono fuori, perché sono proprio naturali, cioè sono ce l'abbiamo naturali così dentro. E sono facili, no? Perché certo, esprimono in maniera chiarissima una cosa tipo con tutta la forza, no? Spinse con tutta la forza è una locuzione che ti fa capire che uno spinge molto forte, no? E quindi ma ce n'è veramente a milioni, cioè nel senso basta aprire un qualunque libro, un qualunque giornale e nello spazio di 10 pagine se ne trovano, io penso, decine e decine. Perché appunto, ovviamente ce ne sono alcune che sono, diciamo, non così forti, non così vistose, ovviamente una combinazione con aggettivo e sostantivo, vabbè, alla fine un aggettivo lo potrò usare, un aggettivo, ok? Però in alcuni casi ci sono delle espressioni che proprio in narrativa non hanno senso, per esempio, che ne so, a me mi viene sempre in mente la colonnina di Mercurio, per parlare del termometro, no? Cioè, per dire che il termometro segna 10 gradi,
nei telegiornali si dice la colonnina di Mercurio, non so perché, cioè sì, no, sì, lo so perché è una formula, è per non ripetere termometro, perché nella, diciamo, nel giornalismo si cerca sempre di evitare le ripetizioni, cioè anche il narrativo ovviamente, però nel giornalismo si fa questi giri di parole perché tanto più scrivi e più spazio occupi. Esatto, nel giornalismo non è così tanto importante il senso della parola e della frase o la coerenza in cui lo sistemi, è più importante non ripeterla. Nella narrativa forse non è proprio così. Se vogliamo anche una forma di omologazione linguistica che forse anche... cioè, ha un senso a livello giornalistico, perché la comunicazione è rapida, deve essere rapida ed efficiente, diciamo, in uno spazio breve, e quindi ha senso utilizzare queste locuzioni. Nella narrativa non lo ha affatto, cioè è proprio il contrario, dovrebbe essere che l'originalità, lo scopo e quindi anche un po' l'articolazione, tenendo presente che comunque è sempre l'efficacia, quella è la cosa importante. È vero, e questa qui appunto, io come dicevo all'inizio, lo riferisco al giornalismo perché secondo me è il modo più rapido per accorgersi se stiamo facendo quella cosa lì. Cioè, se abbiamo un'espressione che ci è venuta fuori scrivendo e pensiamo un attimo se l'abbiamo mai sentita in un telegiornale, allora vuol dire che la possiamo evitare. Cioè, uno fa un attimo mente locale, se ti è sembrato di sentirla, allora toglila e trova una formula, una formulazione diversa. Tanto un modo per esprimere lo stesso concetto in modo più personale si trova sempre, insomma, quindi c'è sempre la possibilità. E non voglio ora azzardarmi in citazioni sbagliate, perché io mi ricordo le citazioni ma non mi ricordo la fonte delle citazioni. Credo che sia George Orwell forse, che diceva, quando parlava del suo discorso sulla neolingua, può darsi, queste cose qua, che le prime, cioè la prima formula che ti viene in mente per esprimere una cosa la devi sempre scartare, poi ci ripensi e ne formuli un'altra. Quindi non vi fidate che sia George Orwell, però qualcuno l'ha detto. Prendiamo con le molle. E visto che qui si può citare gente senza sapere chi sia veramente stato, io mi ricordo un'altra cosa. Ce ne sono stati due o tre che hanno detto cose simili del tipo... a parte, mi sembra Eco che diceva non usare luoghi comuni perché sono minestra riscaldata. Esatto. Ma anche, nel decalogo. Esatto, nel famoso decalogo che poi erano più di 10, mi pare. Comunque, vabbè, lì. E poi anche altri autori che dicevano esattamente questa cosa delle frasi fatte, che insomma denotano pigrizia e non vanno usate mai. Ma penso che il problema... Io pensavo che tirassi fuori qualcosa di più pesante, perché io in alcune scuole di scrittura ho visto che insegnano anche elementi di giornalismo e mi sono sempre un po' sentito... stuzzicato da questa cosa, che insegnano elementi di giornalismo nella narrativa. Però allora non ho avuto esperienze di questo tipo. Mi viene da pensare che possono essere utili elementi di giornalismo se uno deve scrivere qualcosa che abbia un tono, non lo so, di inchiesta, se uno deve fare qualcosa di, ora io penso tipo al giornalismo investigativo, certo, ma non esiste più dal 78, quindi probabilmente non si parla di quello. Forse un giorno inizieranno a fare elementi di giornalistismo per nei corsi di narrativa. Insegnante Andrea Viscusi. Volentieri. Benone, ragazzi, ma allora questa è la nostra ultima puntata prima delle feste natalizie. Quindi è stato bello arrivare fin qua, ci hai insegnato un sacco di cose, Andrea, ti ringraziamo, abbiamo visto che sei sempre molto seguito, questo fa molto piacere. Bene, vi ringrazio tutti quanti per questa dedizione immeritata. E allora facciamo così, voi se avete delle idee, delle proposte, dei suggerimenti, delle richieste, potete o scrivercele a pennearruffate@gmail.com oppure scrivercele direttamente nei commenti qua sotto, e le prossime puntate che prepareremo di Happy Editor... Questo è Simoncino che deve andare a dormire. Ancora non ci è andato. Benissimo. E no, dicevo, scrivetecelo nei commenti che parleremo magari di queste cose e così affronteremo nuovi argomenti. E se non ce li avete voi, ce li avrà Andrea, non temete. Ce l'ho io, non mi preoccupate. Se vi vergognate a dirli perché sono cose che non volete rivelare, di sapere, no, è come quando uno parla delle categorie che ci sono su Pornhub e non può rivelare che le conosce, perché sennò vuol dire che ci sei stato. Le conosci tutto. C'ho un amico che me le dice sempre tutte, io non so neanche che sto,
Quindi se vi vergognate non c'è problema, perché ce l'abbiamo. Però ecco, se c'è qualcosa che vi ha incuriosito, magari anche degli argomenti che abbiamo trattato, a volte abbiamo accennato delle cose che poi non abbiamo approfondito, se c'è qualcosa di interessante o che volete approfondire, insomma, proponetelo e ci pensiamo. Bene, esatto, benissimo. Quindi ragazzi, buone feste, benissimo. Ci rivediamo in gennaio. Andrea, tante buone feste anche a te. Mi raccomando, grazie, non mangiate troppo, Esatto. Belli in forma, eh? E ci vediamo la prossima volta. Mangiate generose porzioni di lasagna. Esatto. Di Pandoro. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. A tutti, grazie. Ciao. The Expert.